Daniele ha dei poteri di preveggenza ed è costretto a lavorare alla corte di Nabucodonosor. Nessuno di voi ha qualcosa da dirmi? Non riuscite neanche a descrivere il mio sogno? Il vostro silenzio non è una risposta. Voi dovreste essere i saggi, i veggenti, gli indovini. Allora cosa vedete? Signore, perdonami. Nessuno sa leggere la tua mente. Allora una sola sarà la vostra sorte! Ma il mio Dio la legge. E mi ha mostrato il tuo sogno. Dunque sarai in grado di raccontarmelo. Nei minimi dettagli. Hai visto la statua gigante di un uomo? Quella statua era grandiosa. E il suo splendore era straordinario. Essa stava davanti a te e il suo aspetto era terribile. La statua aveva la testa d'oro puro, il petto e le braccia d'argento, il ventre e le cosce di bronzo, le sue gambe erano di ferro e i suoi piedi erano parte di ferro e parte d'argilla. Tu stavi guardando quando si staccò dalla montagna una pietra senza l'intervento di mani. Colpì la statua sui suoi piedi, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò. Questo lo so e non basta! Cosa significa? La statua rappresenta gli imperi che seguiranno il tuo. Il tuo è il più grande, la testa d'oro. Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo e in seguito un terzo regno di bronzo che dominerà su tutta la terra. Un quarto regno sarà solido come il ferro, perché il ferro infrange e distrugge tutto. E come il ferro che distrugge, li infrangerà e distruggerà tutti. Come tu hai visto, i piedi e le dita erano in parte di argilla da vasaio e in parte di ferro. Significa che una parte del regno sarà solida e parte sarà fragile. Ai giorni di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà distrutto in eterno e il suo potere non sarà dato ad un altro popolo. Esso infrangerà e distruggerà tutti quei regni, ma esso rimarrà in eterno. In futuro Dio regnerà su tutto il mondo. Per sempre. Distrutto per mano di Dio. È così. Come ti chiami? Daniele. Sei un uomo coraggioso, Daniele. Questo lo devo ammettere. Mi servirai.